avanti, signor Ventura, mi dica quante volte esce con il cane? Una ventina di volte al giorno. 20 volte. Una ventina di volte al giorno, capito, okay, dottore? Okay. E poi in fondo non ci vedo niente di male a portare fuori il cane. Già, ma quando il cane è morto da una settimana, c'è sotto qualcosa. Come, il cane è morto da una settimana? Ha capito bene, lo hanno investito fuori dal cancello. È per questo che lo porto fuori così spesso, per evitare la puzza dentro casa. E lei se ne va in giro con cane morto al guinzaglio? No, lo carico su una piccola carriola da giardino, sa, non c'ha più le zampe, poveraccia. Troncate da l'auto in corsa! Dottore, con la scusa del cane va dall'amante. Dall'amante con cane morto dentro una carriola da giardino, signora? Ma questo cane è vivo o morto? Morto! No. Allora di quali bisogni stiamo parlando, scusa? I miei, dovrò pure urinare? Ti ho sempre detto di non fare i bisogni a una certa ora. Ma signora, lei non può controllare i bisogni del suo marito, scusi, eh? Io posso. No, no, mia moglie c'ha ragione, i bisogni si fanno prima che venga buio. Come prima che venga buio? Perché qua la siepe al buio è pericolosa, è piena di rovi, guarda che c'ho. E fa tutto dietro la siepe. O anche nel parco del quartiere. Sa, l'uomo ha perso il vero contatto con la natura. Tutto questo l'ha voluto lui. C'è stato un tempo in cui era concesso farlo, ma poi ha cominciato a chiuderseli dentro per ore. E secondo lei, dottore, per quale motivo? Senta, non lo so, questa situazione non ha senso. Avanti, mi risponda. Ho detto che non lo so, ma poi qui dentro le domande le faccio io, va bene? Non lo fa arrabbiare, no? Signor Ventura, che fa? Ah, dottore, sto vedendo la palestra è chiusa. Do fa la sessione per le gambe, se no qua vengono tutti e picomi sua. Ma io c'ho così. No, mica. Ma senta, faccio lo spiritoso e se metta seduto. Mi ha detto. Io dico che mi ha detto, va bene. Se metta seduto, forza. Signor Ventura, le ho detto di mettersi seduto, non di fare lo stretch. Ma vai stretching, dottore, c'ho tutto il latte acido. Che sciacca, ma che... Magari ho bevuto il latte scaduto, ma non è che mi ricetta per terra. Ma che gli è ricetta? No, tutta la questione di... Qua è tutta infrastruttura, no? C'è la fotosintesi, ha capito? Ma che è una pianta? Perché non vedete che funziona. Certo. Signora, mi dia la mano a sistemare suo marito e sua fortuna. Cane, finito tutto. Lo prenda così, se no andiamo lunghi tutti e tre. Faccia un libro. Ecco, per quale motivo suo marito si chiudeva al bagno, forse. Perché? E glielo chieda lui. Avanti, perché me lo dica lei, forse. I miei perché sono diversi da lui, perché fa prima a richiederlo. Allora me lo dica lei, avanti, forse. Perché, dottore, i miei perché sono gli unici ad essere veri. Lui racconta solo balle. E allora me lo dica lei, per quale motivo, forse. Prima voglio sentire i falsi perché di mio marito e poi lo smentirò davanti a lei con i miei perché. Ma insomma, adesso basta, va bene? Voglio sapere perché suo marito si chiude col cesso, la seduta finisce. Ma dottore, non sarà perché sennò poi al cesso ce la devo chiudere noi, sente che fate? Osso, questo lo volete voi. Mio marito si chiudeva da solo nel bagno per fare... Non ero solo, ero col cane. Quale cane? Quello morto? Quello vivo. Allora è un altro cane? No, è lo stesso. Ma prima ha detto che era morto. Infatti, troncato da non in corsa. Allora il cane morto era quello che viveva nel bagno? Non viveva nel bagno. Allora era morto nel bagno? Fuori al cancello, troncato da non in corsa. Io questo l'ho capito, ma quello che voglio sapere se sto cazzo di cane era vivo. Cioè, non lo so più manco io quello che voglio sapere. Vuole sapere se il cane era ancora vivo all'epoca dei fatti? Oh, ci voleva tanto! Era vivo! Sì! Oh! Finalmente, una cosa siamo riusciti a capirla. Signor Ventura, io adesso vorrei capire quale gruppo muscolare sta allenando. Allora, sto a fare i glutei! Torna se sgonfio nei chiappi! Gli sta a gonfiare su moglie, via! È che in questo periodo la palestra è chiusa, stanno a fare i lavori. No, ha detto tre volte. No, vabbè, no. No! Ma che venga la stessa palestra mia! Ma che venga la stessa palestra mia, su basta. Tra moglie e marito, io non metto il dito. E ce lo metto io il dito. Ecco. Dottor? Dottor? Mi dica. Secondo lei, sto dito. E dove vorrebbe mettere? Ci ho sentito io con le mie orecchie che era quella squadrina. Se voleva la borsa di Gucci per Natale. Oh. Allora tutto mi creda, ero io che parlavo col cane. E lei mi vorrebbe far credere che ha chiesto al suo cane se voleva una borsa di Gucci per Natale? No, no, era il cane che voleva la mia moglie. E tu mi vorresti far credere che il nostro cane parlava? Certo, non te ne sei mai accorta? No, però c'è stato il momento in cui mi è sembrato che mi chiamasse mamma. Mamma? Però io la borsa di Gucci non l'ho ancora ricevuta. E ti credo, e non ho fatto un tempo, poveraccio. Troncato da l'auto in corsa! Certo, questa. Povero Pirillo! Ma dove adesso? Corriva, ma la saluta la cariola da certino sta parcheggiata in doppia fino alla matrica su me, no? E quanto ancora dobbiamo andare avanti con sta storia delle sette? È l'unico modo per vedersi. Ho capito, tesoro, mi costi 40 euro!
I vizi si pagano. Vabbè, ma tanto oggi è gratuito. Ma gratuito, porta con me, dammi i soldi. Senti, il pavio non ho ricevuto nessuna borsa di Gucci, com'è? Perché? Perché? Perché il cane non ha fatto tempo? Non chiamo, non avevo di cosa. Io non so tu moglie, ti no. Ma la verità regalata quasi tu.